La regione Lombardia è la regione più popolosa d'Italia, con circa 11 milioni di abitanti. In Italia vengono diagnosticati ogni anno circa 60.000 nuovi casi di tumore mammario, di cui un terzo sono proprio in questa regione. Eseguire un test genomico è essenziale perché permette di stratificare meglio il rischio, di meglio personalizzare il trattamento, ma dà soprattutto alle pazienti un'informazione prognostica, quindi le rende più compliant ai trattamenti prescritti. Nel mio centro, che è l'Istituto Europeo di Oncologia, ogni anno vengono operate 3.000 donne con tumore mammario. Di queste, almeno il 30% hanno interessamento linfonodale da 1 a 3 e molte di queste sono in postmenopausa. Abbiamo una grossa evidenza scientifica da due studi prospettici randomizzati, l'AIR-XPONDER e il TAILOR-X, che hanno dimostrato chiaramente che la stratificazione del rischio sulla base del recurrence score e dell'oncotype DX riesce a migliorare la stratificazione prognostica e ad indicare in maniera più appropriata il trattamento chemioterapico. Quindi è essenziale aumentare la consapevolezza di questo test e cercare di fare in modo che qualsiasi donna ne abbia indicazione possa ricevere ovviamente il test. Quindi ricordiamoci, testiamo tutte quelle donne in cui non sappiamo bene se prescrivere o meno la chemioterapia, perché questo test ci aiuta meglio a discriminare e a personalizzare il trattamento. La regione Lombardia è stata la prima regione in Italia ad essere sensibilizzata su questo problema e soprattutto a rimborsare i test prognostici, e quindi ricordo ancora una volta che la regione Lombardia è quella in Italia dove ci sono più breast unit accreditate, quindi è essenziale prescrivere il test.